Promettete di seguire la dottrina e l'esempio di Gesù Cristo, lo quale disse allo giovane che voleva andare a perfezione: se tu vuoi Cristo, va, vendilo tuo e donagli ai poveri. Ho scelto di raccontare la storia di Chiara, era una figura fondamentale per Francesco anche. Sicuramente all'inizio è solo una seguace, cioè una che vuole fare come lui, vuole essere come lui, ma poi diventa molto di più, voleva costruire una comunità di uguali, no? I conventi erano invece fortemente gerarchizzati, c'erano le monache che venivano, le monache ricche che portavano, no, la loro dote, e le monache povere che facevano le serve. Era una piccola riproduzione delle ingiustizie del mondo esterno, mentre invece quello che vuole fare Chiara come Francesco è proprio invece una comunità di uguali. Veramente scaldi in inverno con la neve, è stata durissima, il saio, il terreno è stato molto dura, ci portiamo addosso le cicatrici, diciamo. Chiara riceve delle sconfitte, piange, urla, poi ricomincia a ballare con le sue sorelle, ride, quindi alla fine questa sorellanza la possiamo ritrovare anche in un'amicizia con delle ragazze di oggi, voglio dire. Cioè, di contemporaneo anche il fatto che ci sono, a un certo punto ci sono sempre dei ragazzi che hanno un'idea di rivoluzione, no? Un'idea in testa, un pensiero, una voglia, ed è una cosa che si ripropone sempre, no? Storicamente. La prima difficoltà è comunque credere in quello che stai facendo, no? Perché vedi questi... tutto questo paesaggio, no, medievale, un po' bucolico, con questi vestiti. Quindi dici, lo so che sta succedendo. E quindi sentirti vivo in una situazione del genere, che sembra finta, costruita, sintetica, è un po' difficile. Poi ti abitui, dici, ok, fai finta che questa è veramente la realtà. E o Chiara, prometto di osservare lo santo Evangelo dello Signore nostro Gesù Cristo e di vivere in obbedienza, senza nulla di mio e nella castità. E o Pacifica, prometto di osservare lo santo Evangelo dello Signore nostro Gesù Cristo e di vivere in obbedienza, senza nulla di mio e nella castità. Diventa una figura femminista per forza di cose, perché lotta per i suoi diritti in quanto donna, ma in realtà originariamente lei lottava per i diritti di tutti, insomma. La lotta politica di Chiara e Francesco è una lotta attuale. Quella era una società dove il divario tra ricchi e poveri era enorme, lo è ancora oggi. Ci sono pochi che hanno moltissimo e tanti che non hanno niente. La radicalità della loro scelta, la volontà appunto di spogliarsi, no? Di tutto, per ricordarci che è giusto stare dalla parte degli ultimi, che non è possibile essere felici se non sono felici tutti. Questo è il messaggio francescano, il messaggio di Chiara anche, e questo è il messaggio che credo in parte dia il film anche.